davanti a una stecca. Se ti fidi ti fanno galoppare uniti alla steppa. La truppa chiede una pausa che urini di fretta. Mettiamo piede dove sorge il sole, here comes the hot steppa. Siamo l'orda d'oro con il disco in madreperla. Padre pirla, ti sei dimenticato la tua sberla. Mentre il patriarcato semina la sua guerra, ci trovi dove le canne di bambù sono tante che fanno una selva. La via dell'estinzione non fa la sua specie serva. La via del guerriero per la sua classe è solo una scelta. Chiedi al dottor Fanon a chi tocca la dannazione eterna. Quando la caravella tocca la care vecchia terraferma, analizzo le fonti a mente aperta e mano ferma. Le domande che pongo sono fonte dell'eterna giovinezza, in armonia come una pioggia che tempesta una gemma. Nel 2022 in Italia c'è Liu Tianhua con noi che gemma. Hip hop, yin yang, dal Kunming al Wu-Tang Clan. Nonostante Wuhan, Wuha, ti piglia yo. Se ci vedi nel museo non si tocca lo show. Hip hop, yin yang, dal Kunming al Wu-Tang Clan. Nonostante Wuhan, Wuha, ti piglia yo. Se ci vedi nel museo non si tocca lo show. Il mio nome italiano è Ilenia. Sono in Italia da 5 anni. Adesso abito a Bologna. Io sono... questo strumento si chiama guzhong, uno strumento tradizionale cinese. Si suona da 2500 anni. Il primo strumento mi ha regalato mia nonna. Poi ho provato a toccare questo strumento, ma il suono è troppo affascinante. Ero innamorata, quindi ho scelto questo. Sono un producer di origini peruviane, sono adottivo italiano e quindi ho fatto i miei studi qua. Quello che faremo oggi appunto è prendere parte di questi strumenti, quindi porzioni, e riarrangiarle secondo il nostro gusto personale, per poi applicare una parte di percussioni, quindi le batterie e quant'altro di accompagnamento, in modo tale da diciamo remixare il tutto. La parte principale in questa edizione del Moon Decking Rap è appunto l'utilizzo di strumenti cinesi come il guzhang e le ru. In questo momento, dopo aver ascoltato il concerto, i ragazzi incominceranno appunto a fare un po' di brainstorming. Io sono Wissal, vengo da Bologna, sono una grande appassionata di rap. L'esercizio della passione l'ho imparato con l'hip hop. Per le persone razzializzate sentirsi parte di un qualcosa è vitale, proprio perché essere razzializzati qui significa vivere un senso di assenza molto profondo. E l'hip hop è una specie, diciamo, di spazio in cui non perdersi mai. Queste sono le nostre ispirazioni. Prima di Wii abbiamo scritto questo. L'hip hop di per sé è un genere multiculturale che parla a persone diverse tra loro e cerca di unirle. Ed è anche una possibilità, fatto insieme alle altre persone all'interno dei laboratori, di rispettare, conoscere, approfondire, incuriosirsi sull'individualità dell'altra persona che ci sta accanto. Vengo dal Perù, sono arrivato qua quando avevo 18 anni. Mi interessava molto il fatto del mixare. Sto lì. Dai. Leggo. Saggiarsi al mio tempo, non sé, a veces quiero conocerme. De lo que porte, conozco más de este mundo de lo que porto en mis tempie. A veces quiero conocerme, conozco más de este mundo de lo que porto en mis tempie. Navigo meneroso perso, perfungi su mino perenne. Cuida la strada del buio, armonía que lo revolgente. Hip hop, yin yang, dal Kunming al Wu-Tang Clan. Nonostante Wuhan, Wuha, yipi ya yo. Se ci vedi nel museo, non si tocca lo show.